Picco del caldo africano imminente sull'Italia, infatti lo vediamo dalla mappa alle mie spalle, l'anticiclone si protende verso il Mediterraneo centrale e appunto pilota aria calda direttamente dal Nord Africa sulla nostra penisola, con picco del caldo entro il venerdì al centro-nord, mentre al sud il caldo più intenso si avvertirà soprattutto nel weekend. Fate però attenzione a questo fronte freddo in arrivo dal Nord Atlantico perché sarà responsabile di qualche rovescio temporale entro il weekend, ma di questo ne parleremo tra poco. Vediamo invece le massime attese. Nella giornata di giovedì vedete punte di 34-35 gradi, in particolare sulla Val Padana, lungo le regioni tirreniche, picchi anche superiori sulle isole maggiori, qualche grado in meno invece sull'Adriatico, così come al sud, dove, come dicevo prima, il caldo è più intenso atteso nel fine settimana. Si inizierà a soffrire anche di notte con temperature minime che soprattutto nelle grandi aree urbane del nord, ma così anche sulle coste, potranno non scendere sotto i 24-25 gradi, con sensazione di afa accentuata dagli elevati tassi di umidità. Ma come vi anticipavo prima, nel weekend c'è qualche novità, perché quel fronte freddo di cui vi parlavo prima, ecco, lo vedete, si avvicina dalla Francia verso l'Italia e probabilmente una piccola depressione riuscirà a inserirsi nelle maglie anticicloniche, innescando qualche rovescio temporale al nord, ma marginalmente anche al centro lungo l'Appennino entro la giornata di domenica. Una situazione comunque ancora molto delicata da seguire passo passo, e tutti gli aggiornamenti li ritrovate sul sito trabimeteo.com.